Buon pomeriggio, benvenuti tutti all'ultima giornata di questa prima sessione, che speriamo sia la prima sessione di questo esperimento che abbiamo voluto chiamare a Puglia Reggae Academy, proprio perché accadeva qua in Puglia e non perché fosse ovviamente dedicata esclusivamente ai pugliesi. Ed è per questo che ringraziamo tutta la gente che è venuta da fuori, da Roma, dalle Marche, da Matera, per venire ad assistere a questa, come possiamo chiamarla, kermesse sulle professioni della musica reggae. Abbiamo voluto chiamarle professioni, lo abbiamo già spiegato, perché abbiamo cercato di trattare tutta la filiera produttiva di questa musica. E quest'oggi, dopo essere passati dalla Giamaica a Londra, torniamo in casa, perché abbiamo qui tra noi Don Ciccio Manna e Treble, e che è il professore, quindi Love University Record ed Eleanto Edizioni, a farci un'introduzione su quella che è stata un po' la storia delle produzioni locali, come sono nate e come si sono evolute. Dopodiché nel pomeriggio tutti quanti coloro di voi che hanno portato degli ascolti potranno sedersi qui a fianco, qui c'è il PC. Ci raggiungeranno anche più tardi DJ War e Blazon dei Bundabash di Soulmatical, per fare assieme una sessione di ascolti e terminare in bellezza questa giornata. Per il resto, grazie per essere venuti o per essere ritornati e, insomma, buon ascolto. Bene. Tu sei il professore, per età tocca a te. Come? C'hai già il fatto. Ah, è una forza d'attrazione. Non so, naturalmente sarebbe molto interessante fare in modo che questo incontro possa essere un interscambio in realtà. Non dico la classica cosa, le domande e la risposta, però in realtà sì. Perché possiamo raccontare tante cose, ma naturalmente sarà sempre un nostro punto di vista, il punto di partenza magari non potrebbe essere quello che può più interessare in questo caso, quindi già da ora vi inviterei a chiedere delle cose rispetto a quelle cose che mi interessano, magari non perfettamente anche lo stesso argomento dell'introduzione di Tommaso, che era, non mi ricordo, la storia delle produzioni locali. No, è l'etichetta e il booking management. Ok, quello tu sei più fare. Ufficiale il tuo, diciamo. No, io leggo le lettere da qua. Ah, ok. questa è una cosa che abbiamo deciso insieme, nel senso che oggi vorremmo fare una session molto di scambio, perché ha senso che se voi avete delle domande, delle idee, delle cose da chiedere, insomma, confrontiamoci in questo senso. E quindi questa è la prima cosa. Magari diciamo due o tre cose noi su quelle, certo, che sono le nostre esperienze. Innanzitutto, perché io, almeno io personalmente, questa Puglian Reggae Academy l'ho vista così, cioè come una, come lo diceva Tommaso, cioè una vera e propria fiera nella quale proviamo a confrontarci su quello che una volta si diceva essere lo stato dell'arte, che in parole del nostro business, che in parole povere è capire che stiamo combinando, dove stiamo andando, si può fare meglio, si può cambiare, tu che stai facendo, magari c'hai un'idea meglio della mia, eccetera, eccetera, eccetera. Una fiera, ok, una vera e propria fiera nel termine più alto possibile, diciamo, da intendere. Vi dico velocemente la mia esperienza. Love University Records, etichetta super indipendente, e lavora proprio perché siamo molto piccoli, noi lavoriamo su progetti particolarmente mirati, cioè non siamo ovviamente un'etichetta che ha la disponibilità di poter far uscire qualsiasi cosa e lavorare sulla quantità delle uscite. Quindi il mio lavoro è innanzitutto un lavoro, e vuole esserlo, di talent scout, cioè andare a capire prima l'artista, le potenzialità di quell'artista, per poi riuscire a fare un lavoro di stampare il CD e anche di management e booking. Quindi prima cosa, Love University Record è un'etichetta che lavora con singole cose che penso possano funzionare, ma sono proprio poche, nel senso che se non trovo una cosa che non mi piace posso anche stare 5 anni senza farla uscire. È una logica
che io uso, probabilmente vincente, probabilmente perdente, non lo so, confrontiamoci su questo, nel senso io ragiono così e a questo punto ci sono arrivato perché ovviamente bisogna anche fare, tenere conto anche delle finanze, io non sono un figlio di papà e quindi tutto quello che mi sono guadagnato, quello che sono guadagnato salendo sul palco e sudandomelo, insomma. E quindi quei poco che ho non lo possiamo sperperare, quindi in progetti singoli. Questa cosa significa? Significa che per me il rapporto con l'artista che lavora con me non può e non deve assolutamente esaurirsi alla pubblicazione e la promozione del disco. È una cosa che non mi sarebbe utile e sarebbe probabilmente anche nociva alla sopravvivenza dell'etichetta, perché molto semplicemente i dischi non si vendono e quindi investire in termini di tempo, perché io oltre ai soldi, quei pochini che ci riescono a mettere, io ci metto le mie giornate di lavoro, le mie giornate di lavoro per me sono soldi, perché se faccio il lavoro di promozione tua non faccio un'altra cosa e quindi sto investendo le mie 10 ore di lavoro, alle volte anche 14-15 quando stai in studio e fai anche tutto il resto, capito? Lo sto investendo su di te, quindi anche quello per me è un investimento. E quindi non è possibile pensare che tutto questo investimento ti torni dalla vendita del disco, perché non è più così, non esiste che è così, non esiste proprio che è così. E voi non ci siete stati in altre session, ho anche detto che è giusto che sia così, cioè ho parlato anche contro di me in quanto produttore, perché io sono a favore dei ragazzi che possano accedere alla musica anche gratuitamente. So che avrò un ritorno in un altro modo, ok? Però su questo poi, se volete, discutiamo, siccome ne abbiamo già discusso con chi c'era altre volte, cioè abbiamo già fatto questo discorso. Mi volevo focalizzare ancora su questa cosa. Io lavoro così, artista che ci credo, e assolutamente l'etichetta è anche management e booking per quell'artista là. Perché io penso che le indipendenti non possono non ragionare se non in questo modo specifico. Cioè, facciamo un progetto assieme, io credo in te, tu credi in me, perché bisogna piacersi, è come una specie di matrimonio, e partiamo da zero e arriviamo a X e poi ci riparliamo. Questo per me significa fare un contratto di 3 anni con 2 dischi e il management e il booking in questa cosa, perché così veramente è una scommessa in cui si cresce, si parte da zero, tu metti il tuo che è la tua arte, io metto la mia arte e proviamo a arrivare dove possiamo arrivare. Per cui il booking per un indipendente come noi, come Love University Record, è fondamentale. Quindi noi fondamentalmente lavoriamo sui concerti, cioè il lavoro, quello con cui si paga l'affitto, eccetera, eccetera, viene dal concerto. Non esiste nulla dai dischi, ma penso che sia abbastanza comune questa cosa qua. Allora, su questa cosa poi, quindi questa è la prima cosa, come indipendenti, ma da quel poco che so io, mi sembra che anche le major stiano ragionando così, cioè ragionano o sei completamente mio oppure l'altra cosa che fanno è me frega niente, distribuisco il tuo disco e poi te la vedi tu, booking, management, non posso perderci niente, prendo questo disco, se vendo 20.000 copie ci guadagno 20, se vendo 200 comunque non ci perdo, divento come dire, una specie di catalogo in questo senso. E questa è un'altra cosa che stanno facendo anche le major. Noi non possiamo permettercelo. Booking assolutamente legato appunto all'etichetta. Però anche qui si pongono dei problemi. Uno, proprio di dotarsi, perché il booking è una cosa molto seria. A questo punto abbiamo capito che non guadagniamo più dalla vendita dei dischi, abbiamo capito che l'esposizione e la vendita di iTunes sono
poche centinaia di euro in un anno, cioè niente praticamente, per poter poi fare le cose, non so, da iTunes, da un artista anche abbastanza importante, ti possono arrivare 800 euro per fare un video neanche troppo lavorato, te ne escono 2005. Capito? Cioè, queste sono le cose, per cui di lì non si lavora, il booking diventa fondamentale. Allora, le etichette per portare la mia almeno, per, deve capire come riesce a fare questa cosa massimizzando i guadagni e massimizzando anche la qualità per l'artista che gira del proprio girare. Quindi massima attenzione al fatto che l'artista, se gira con te, non è che è sfigato. L'artista che gira con te in esclusiva deve essere trattato super bene, cioè quando il promoter che ti sta aspettando deve avere un tour manager che gli hai mandato, deve avere un fonico che lo segue, deve avere tutta una struttura del booking, che non è solo fare un contratto prestampato che tutti ci prendiamo. Una struttura del booking per il quale l'artista si deve sentire, tra virgolette, in una botte di ferro, dice: cazzo, sto lavorando con lui e lui fa in modo che quando io arrivo lì mi trattano da artista, ho la mia stanza d'hotel, ho il mio monitor messo lì, ne voglio 5, ne trovo 5, eccetera eccetera. Per cui l'artista in questo scambio ha artigianalmente uno stimolo a dire: io non voglio andare a lavorare con una roba impersonale come l'Universal, dove oggi mi mettono Caio e domani Sempronio, ne frega un cazzo, a meno che, capito? Io so che con lui riesco a lavorare bene, perché lui, non perché lui mi riempie di parole, perché quando arrivo là tutto è perfetto. Ok? Quindi puoi fare il mio booking bene, non mi fai perdere soldi, fai attenzione a non fidarti delle persone che il booking questo è. Cioè il booking non è la filosofia, il booking è proprio il mercato. Cioè stiamo parlando di soldi che entrano, soldi che escono, servizi che devono essere offerti, e tu che devi dare un servizio di grande qualità, che fondamentalmente è una cosa sola: non fare buona musica, secondo me, e su questo ci confrontiamo, ma riempire i posti. Cioè la gente ti chiama se tu riempi i posti. Però qua il discorso, diciamo... No, ma non sto dicendo dobbiamo fare brutta musica, No, sto dicendo, sì, attenzione, okay, ragioniamo che noi dobbiamo riempire i posti. Punto. Sto pensando a Tommaso, che ha messo due anime un po' che si contrappongono, anche se si completano, secondo me, della visione della produzione. Perché io penso che comunque... tu metti, diciamo, giustamente in epoca moderna molto davanti il fatto del booking e di creare intorno all'artista l'essere artista anche quando va a suonare, eccetera. Però prima deve essere artista. Cioè, secondo me... Ma no, quella era la prima parte del mio discorso. Sì, era la prima parte, però secondo me è ancora molto più importante il fatto... Buonasera. Il fatto che chi vuole andare sul palco abbia una sua esistenza artistica. Sì, sono d'accordo. E naturalmente non dico un'esperienza perché non ce l'ho vera, però non è che uno va sul palco soltanto perché ha fatto un disco e viceversa. No. Cioè non va a fare il disco perché soltanto ha praticato i palchi. No, certo. Cioè ci deve essere una costruzione, che è quella della produzione artistica, certo, che è una parte molto importante. Io credo che quello che è stato vincente nelle produzioni, per esempio, che vengono dalla Puglia, è stato proprio quello, la peculiarità della proposta artistica che si faceva. E posso sottolineare che nei primi tempi, anche se era molto forte, molto potente, diciamo, la novità nel caso dell'esperienza del Social System, la novità del reggae nel dialetto salentino, di un gruppo che veniva dalle campagne, che però riempiva i centri sociali fuori, eccetera, anche se quella era una novità, in realtà noi eravamo molto forti sul palco. Però quanti ci dicevano che quando facevamo i dischi, non gli ascoltatori, ma i produttori ci dicevano: in realtà quello che esce sul palco, l'energia che esce sul palco, non è la stessa che viene sul disco. Adesso non so se qualcuno di voi è d'accordo su questo, può avere esperienza ascoltando, diciamo, i dischi di Social System e poi andando a vedere i live, sia allora che ora. Quello, per esempio, è stata una cosa, perché entrando nel flusso del produrre, del fare, del essere, diciamo, sulla
sulla cresta dell'onda, ed è una cosa a cui contribuisce molto quella parte di cui tu non ti curi come artista, cioè quindi il booking, il management spinge a spingerti, ma molto spesso, soprattutto oggi, spinge poco a spingerti a crearti come artista, che è una cosa fondamentale, perché è quella cosa che ti permette di poter realizzarti come uomo e riuscire anche a lavorarci con quell'esperienza, con quel tipo di arte che stai, diciamo, praticando nel tempo. Cioè non vai al di fuori del meccanismo del mercato nel momento in cui tu pensi sempre di meno al mercato. Pensa prima di tutto ad avere una tua identità e diciamo uno spessore artistico rispettabile, perché quello ti permetterà di andare avanti soprattutto. Poi naturalmente è fondamentale l'esperienza di gente che sa questo e che lavora sull'altro, cioè su quello che dici tu, perché altrimenti sei, diciamo, l'artistica sta a casa tua, si face le canne e si face le canzoni bellissime, e può anche andare bene, dipende da come uno se la vuole vivere. Però se vuoi entrare naturalmente un attimo non nel business, ma la parola business a me mi dà fastidio, francamente. Cioè, quando diciamo, il mio business è il reggae. Beh, business per me è una parola quasi deleteria per la formazione mentale di un artista. Cioè, è il mio lavoro. Allora, il mio lavoro è il reggae, già. Oppure, che cosa fai? Più dignitoso. Reggae. Lavoro, work. Cioè, non business. Business è un'altra cosa. Il business è quello delle banche. Non è il nostro. Forse qualcuno lo fa anche, in realtà, il business, e non fa il lavoro. Però sono fatti loro, insomma. No, ma io concordo pienamente, cioè non c'è, cioè nel senso, io mi sono, siccome oggi dobbiamo parlare del booking, mi sono ovviamente soffermato sull'aspetto del booking, però già in quello che prima dicevo io, cioè il fatto che si sceglie molto l'artista, si lavora su un artista perché ci credi e fai quel lavoro là, sono andato veloce, però come lavora una piccola etichetta, cerca di lavorare su un gruppo, una volta che ci credi lo porti avanti, su portare avanti tutto, e poi, sì, e poi la cosa che ci tenevo a ma dire, ma scusami che interrompo, le major 30 anni fa, 40 anni fa, quando c'erano gli artisti, i famosi anticipi di 100 milioni, 50 milioni, gli artisti li seguivano, cioè il produttore artistico che seguiva l'artista, certo, dalla mattina alla sera, certo, gli diceva se doveva fumare, se doveva bere alcol, se doveva zucchero, buttare le fime, le cose, lo seguiva dal punto di vista della vita artistica. Poi è logico, mirato a portarlo sul palco e fargli, però venivi seguito artisticamente. Adesso invece, cioè tu adesso che cosa fai? Un gruppo, fai il master, lo presenta l'etichetta, l'etichetta gli piace, boom, lo stampa, al gruppo va bene, all'etichetta altrettanto. Però artista, qua infatti questa cosa qui è proprio il contrario di quello che faccio io, cioè nel senso che io proprio non faccio questa roba qua, faccio appunto questa cosa di lavorare insieme all'artista e crescere assieme, anche perché è l'unico modo per poter andare avanti. Dico una roba sul booking e poi se vuoi dire altre robe Antonio, magari volete dire robe voi sul booking. È vero che è bellissima questa cosa di fare il booking, di cui ho parlato prima, molto artigianale, anche molto umano, per cui tu artista ti senti molto difeso dalla tua piccola etichetta che però segue solo te, eccetera eccetera, però ci sono dei limiti oggettivi, ci sono dei posti dove non riusciamo ad arrivare oggettivamente, non perché non siamo bravi artisticamente, ma perché anche magari come è successo nella nostra esperienza, siamo arrivati e li abbiamo riempiti. I vari super club, sai, i circuiti del super club, quelli che dicono. Siamo arrivati e li abbiamo riempiti, però abbiamo dovuto fare un percorso un po', tra virgolette, istituzionale per arrivarci. Nel senso che comunque faccio il progetto di Marias. È un progetto che da un punto di vista del booking ho scelto di lavorare con un'agenzia che si chiama Basculture di Bari, e proprio perché entriamo all'interno di un meccanismo già rodato e abbastanza istituzionale, al talento di Maria, alla bella produzione del disco e al booking e al management che spinge quella, devi necessariamente, per arrivare in certe cose, unire un supporto istituzionale. Io questa è una mia idea, perché si fa fatica autonomamente. Ora che ci siamo passati, no, perché se chiamo io dice l'ho visto il prodotto, ho visto chi siete, ho visto quanta gente fate, ho visto che siete bravi sul palco, vi rifaccio. Il problema è da non esserci mai andati
a metterci la faccia dentro, quello è il passaggio, il dopo poi ti hanno visto e te la puoi giocare, lì devi essere bravo, capace di vendere, però prima secondo me in determinate situazioni si fa un po' fatica, ma questa forse è la mia esperienza, magari invece Antonio ha trovato un'altra strada nella sua vita. No, non un'altra strada, un'altra possibilità, che è quella di lavorare come se si lavorasse in campagna 100 anni fa, cioè dalla mattina alla sera. Quello secondo me è l'altra strada, lavorare sì, dalla mattina alla sera, cercando nel momento di avere la possibilità di lavorare, di poter far esprimere al meglio il proprio essere artista, perché sennò secondo me, anche se uno non è artista e poi fa business, per me non ha senso di essere, capito? Cioè, certo. La musica è qualcosa che lavora molto sull'interno, e allora nel momento in cui invece con la musica lavori molto sull'esterno, cioè l'esterno, i soldi, le fine, qualsiasi cosa, cioè l'interno, voglio dire, è semplice capirlo, no? L'interno è il nostro io interiore da migliorare, da, che ne so, da soddisfare, perfetto, proprio le nostre emozioni, i nostri sentimenti, l'interno, quando lavori sull'interno e poi si trasforma in esterno è una cosa, ma se tu, voglio dire, lavori troppo sull'esterno, poi alla fine dentro ti marcisci, infatti sì, come essere umano, invece la musica ti deve migliorare, ti deve curare, ti deve... Il problema che pongo io però è, una volta che hai fatto tutto questo percorso e c'hai quest'artista che è bravo, che ha fatto un bel percorso, allora tu mi insegni che questo artista o riesce a pagarsi l'affitto andando a fare i concerti, certo, o se no va a lavorare, nel mio caso che vivo a Taranto va a lavorare all'Ilva, ma un altro paio di anni poi adesso manco più quello ci sarà, oppure va in Marina, sì, cioè, e poi non suona più, sì, allora devi riuscire a fare tutto questo lavoro, certo, qua, poi quando hai questo che ce l'hai, cosa fai? Quello è quello il passaggio, grazie, capito Anto? Cioè, è lì, cosa fai quando ce l'hai? Perché ce l'hai? C'hai un bel gruppo, una bella cantante, un bravo cantante, uno bravo, lo so, che è serio, che è un uomo serio. Mi ha messo le due anime della situazione, perché per me, ma perché ho fatto la mia esperienza, è la forza della musica che ti porta a innalzi se ti tocca. Non dico se è il tuo destino, però se sei così forte, sì, di abbattere qualsiasi cosa, ce la fai. Ci sono tanti esempi, voglio dire, Angelo, c'è la nostra storia, voglio dire, noi abbiamo abbattuto muri anche sì, continuamente, sì, e tu magari dal tuo punto di vista vuoi abbattere quel tipo di muro, per dire, no? Sì. Con la forza della musica ce la si fa, naturalmente bisogna essere molto attuali nella proposta, in un certo senso, non voglio dire che io magari ci sia riuscito, ma non mi interessa, secondo me, perché è ancora in evoluzione il tutto, però l'idea sarebbe quello di far arrivare il reggae, o comunque, perché stiamo parlando di reggae, naturalmente pugliese, ad essere rispettato da un certo punto di vista, come dici tu, per la valenza artistica, non solamente perché porta 10.000 salentini ovunque vada, perché oggi può essere anche semplice quello, cioè 15 anni fa portare 5-6.000 leccesi nel cantonicino c'era una fatica del lavoratore dentro la campagna, oggi è diverso. Certo. E quindi bisogna un po' riflettere su queste cose. Molto spesso è il tipo di prodotto, perché far crescere l'artista, cioè, è quasi una cosa come da papà a figlio, cioè non è una cosa così leggera, e quindi allora ci deve essere il figlio che sente quella persona come padre e il padre che sente quella persona come figlio. Se non c'è questo sentimento di famiglia, le cose poi diventano, quando certo, si evolvono, sono d'accordo, e l'unità non c'è e non abbatti quelle cose che dici, ah caspita, e voglio dire, il dialetto napoletano, no? Per esempio, la musica napoletana ha scritto delle pagine incredibili e ha una rispettabilità, voglio dire, unica in tutto il mondo. Io pensavo che il dialetto, diciamo nel mio caso salentino, ma quello nostro, potesse avere la stessa dignità. Perfetto, hai detto la parola giusta. La stessa dignità come lingua. Ma lo pensi tuttora? Io lo penso tuttora in potenza. Non viene lo vedo, da, no, lo vedo ridere, okay, ancora. Io lo so, sapevo già la risposta che mi non lo vedo ancora realizzato. Io sono convinto, se no non stavo qua a sbattermi 10 ore nello studio per zero soldi, e magari la gente pensa che stavo chiedendo dei soldi, perché ha giocato, per dire, capito? Cioè io ci credo ancora, perché so che la vedo, che ne so, a Melendugno per esempio c'è un ragazzo, che quello che è andato a X Factor, non so se
avete avuto modo di sentire. Che fa reggae? No, c'è reggae. No, sta uno che fa reggae anche. Ma c'è questo ragazzo, c'ha una bellissima voce, eccetera, è cresciuto e face tutto lo, diciamo così, lo spavaldo. In realtà è quando lo vedo che si fuma le sigarette e tende una voce incredibile, a me già solamente quella cosa. Non c'è il papà che dice, ma tu stai, o faccio da cosa, cioè, ti sei impegnato per fare quella cosa, vuoi crescere da quel punto di vista, non è che solamente 7.000 mi piace sulla tua pagina che ti servono, sei andato a due puntate, ti sei fatto vedere, c'è una bella voce, ti hanno detto bravo, e poi dopo stai a casa tua e passeggi nel paese fumando le sigarette, imparano, cioè, voglio dico, tieni questa possibilità, c'è tanta gente magari che avrebbe avuto una voce, che solamente la voce lo portava avanti e non, succede, non è così, e magari c'è tutto il resto, non ce la fa perché via via. E, omologandosi, diciamo, no, a questa ipermodernità in tutti i sensi, ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Lo svantaggio maggiore è che nel momento in cui l'artista fa quello che la gente si aspetta, è morto. È quello che, su cui io concordo pienamente. Lavorare. Concordo pienamente. Ci sono un sacco di robe che abbiamo detto, se volete dire qualche cosa voi. Che io e Antonio, se no andiamo avanti proprio a dirci le cose. Prima vi trovavate d'accordo sul fatto che bisognava crescere l'artista, no? Cioè, nel senso, investire del tempo anche sulla forma di educazione, come un padre e un figlio, è una questione molto sentimentale proprio. Ma non è che questo rischia poi di creare delle forme di paternalismo nei confronti di questo artista, cioè nel senso che si ha solo degli occhi per queste persone, cioè nel senso si può cadere nella trappola di questo? Dipende da come sei tu e da che rapporto crei. Nel mio caso io imparo, io collaboro, io collaboro con Miss Michela, con Mamma Maria, adesso sto facendo un progetto di rap con un ragazzo che si chiama Zire, e poi ho collaborato con una grande cantante di Brindisi che è Kika, ho collaborato con Sista Kinky, Francisca di Firenze, tanti altri ancora, sono tutta gente che ha 20 anni meno di me. Hai capito? Che squascia da lui? Anche squasciata la luce praticamente. E praticamente io delle due, cioè io imparo, cioè per me non è, cioè il rapporto padre figlio è giusto quello che dice lui, ma nel rapporto padre figlio non è, nel rapporto sano padre figlio il rapporto non è mai monodirezionale, chi ha dei figli sa che dai figli si impara e che ha tanto da imparare, cioè, quindi deve essere uno scambio, una fluidità di rapporto. È normale, con i figli, se tu segui il figlio, perché bisogna seguirlo, ringiovanisci. E vai indietro nel tempo, perché ti rivedi, nel figlio artista, voglio dire, ti rivedi, vedi giovane, vedi la stessa passione, vedi la cosa, e magari dici aspetta però, perché aspetta un attimo, fai così, perché io già l'ho fatto così. Cioè, è proprio la vita, la nostra vita, cioè, diciamo, Guido Cadena più esperienza la trasmette a quello che c'è di meno, perché ci tiene. E poi, come dicevi tu, padre figlio, poi a 18 anni, che può fare tuo figlio? Può fare che cazzo, può cattare la macchina, può andare a lui, può fare che vuole. Per me è uguale dal punto di vista artistico. Quando è maturo, può fare che cazzo vuole. Può stare con il papà, con lo zio, con il nonno, con il cugino, con gli amici e con i nemici. Non importa, perché a quel punto è come prendi il seme, pianti la pianta, la curi, poi qui faccio una frutta. Però nel frattempo, se tu, diciamo, instilli quell'idea della cosa che continua senza tempo, si rispetta il senso della famiglia e il padre rispetta i figli e via dicendo, e così magari oggi ci troviamo anche che delle persone che hanno 50 anni, stiamo parlando con dei ragazzi di 18 anni, non succederebbe se non ci fosse stato non questo. Non solo, io ci metto anche l'asso di bastoni da sopra, cioè ci sono delle cose che in maniera errata un uomo di 44 anni non fa più e invece vanno fatte. Cioè, ci sono delle situazioni live, dei momenti, delle cose che vanno fatte, che fanno parte della forza dell'essere ventenne, che sono parte integrante di quella cosa. Se non ci fosse questo, lo show, il disco, la musica, le canzoni,
parlerebbero di un mondo che non è quello del ragazzo, parlerebbero di un mondo mio che è oggettivamente differente. E anche lo show nelle sue movenze, nei suoi ritmi parlerebbe, vabbè, che probabilmente io non faccio testo perché diciamo sono un po' punk sul palco, però altre persone non sono così e quindi comunque serve comunque questo scambio di uomo che ha fatto già tante esperienze, ma anche della freschezza di chi si affaccia e prova a farne di nuove e magari ti apre delle prospettive che tu non avevi neanche immaginato, perché i giovani sono sempre meglio. Ma lo fai anche per quello, sai, lo fai anche per quello. Lo fai per sentirti vivo ancora una volta. E quando ti succede più di una volta dici, caspita, che bello. La strada è quella, chi vuole c'è. Non dici chi vuole che mi segua, però vedi la strada e poi vedi le persone magari stanno sulla stessa strada, no? Dici, ah, bello. Sì. Antonio e Ciccio, prima stavamo parlando di quello che è un po', no, il ruolo appunto del booking management per una etichetta indipendente. Adesso una domanda che volevo fare, che può servire a me ma penso anche un pochino anche a tutti quanti, è: quando è stato il momento in cui Bologna è stato un punto di come dire, di comunione importantissima per quello che è accaduto nelle rispettive esperienze, credo di poter dire. Che cosa? Bologna credo sia stato un punto fondamentale di comunione. Sì, sì. Okay. E lì comunque c'erano le poste, c'era tutta un'altra dimensione anche da un punto di vista sociale. Io mi ricordo, da quello che ho visto, da quello che ho potuto, no, vedere dai filmati e vi di seguito, che Ciccio comunque cantava sul palco e aveva il suo sound, e Trepolo anche lui faceva parte del movimento come cantante già da tempo. Quando e come è venuta fuori la scintilla di diventare produttori, quindi di entrare a far parte di un circuito un attimino diverso, in cui l'autoproduzione veniva vista non più soltanto come il bisogno di far sentire a tutti quello che si faceva, ma anche proprio come una professione vera e propria, al di là che possa portare poi un business grande o meno, però quando comunque questa cosa, e perché c'è stato questo passaggio soprattutto? Guarda, dal punto di vista mio, diciamo, in realtà è quasi una cosa contemporanea a quando è iniziato il tutto, perché voglio dire, dopo 3-4 anni che i Sud facevano le loro cose, altra gente già cominciava naturalmente non soltanto a sentire, ma cominciava a cantare. Ci sono esempi di, per esempio qua c'è Angelo che forse avrà cominciato a cantare nel 91, per dire, quindi siamo e quindi naturalmente, essendo che uscivano già altre esperienze, altri cantanti naturalmente molto rosi eccetera eccetera, noi in veste di produttori di noi stessi, perché così è sempre stato, siamo diventati senza neanche pensarci produttori dei ragazzi che uscivano, ma anche perché per la storia sul Sound System all'inizio eravamo, che ne so, io e Gigi e producevamo Papa Gianni, per dire, oppure io e Gigi producevamo poi successivamente Gofer, o io e Gigi poi, però naturalmente stavamo nella stessa famiglia e avveniva così, ma quell'esperienza poi all'interno del gruppo per me è diventata al di fuori, perché del gruppo stesso, perché e non c'erano solamente 5-6 cantanti che ti piaceva sentire e magari riuscire a costruire delle cose musicali insieme, ma tutto un movimento che stava crescendo, e poi l'intenzione era quella proprio di riuscire a non fare gli errori che noi musicalmente avevamo fatto, poi magari ne fai altri. Però, ma tanto le fai sempre gli errori, sì, non è però, che... insomma, le fai di qualità diversa, diciamo. Per me è stata un'esperienza che è iniziata quasi da subito, ho sempre vissuto questa cosa di stare a condividere la musica e riuscire a tirare fuori il meglio dagli altri, così. No, per me è un po' diverso, nel senso che io ho fatto della filiera di cui abbiamo discusso questi giorni, io ho fatto proprio tutto, nel senso che ho iniziato prima facendo diciamo il toaster, il ragamuffin, perché questa è stata la mia passione nell'89-90, insomma. E poi facevo quello, e poi sono diventato un MC di Sound System, e poi ho creato il Sound System con Vibra Sound, con DJ Fabri, e poi ho fatto la radio, e poi ho sempre bisogno di fare una roba nuova, io sono un po' così, mi rompo un po' le palle dopo un po', e poi me ne sono andato a Londra
tornando avevo la necessità, siccome me ne andai, che ero in piena dancehall, proprio, cioè proprio veramente da pirata, e tornai che dopo 5 anni mi piaceva il lovers rock, che è praticamente proprio una roba che in Italia è come dire, mi sono innamorato della musica che viene da Marte, cioè proprio lovers rock, proprio non lo puoi neanche parlare all'interno della scena reggae, perché la gente dice che cazzo è. E però mi ero così tanto innamorato che decisi di fare una piccola compilation con tanti artisti coinvolti, c'era anche Antonio, c'era un po' di gente. Poi feci quella roba lì e di lì mi è piaciuto, e quindi siccome quando a me una roba piace, nel bene e nel male, purtroppo la faccio, sono andato avanti e quindi ho pensato di fare anche l'etichetta. La roba mi ha entusiasmato e ho fatto dei vinili, dei ritmi, eccetera eccetera, fino a quando poi non ho voluto iniziare a guardare proprio di trovare delle persone. Devo dire la verità che la prima persona che ho trovato è stata super, perché è un artista che mi stupisce a distanza di 4 anni. Ogni volta che andiamo a suonare, abbiamo fatto 400 concerti, ogni concerto la guardo e dico: ma come cazzo fai a essere così? Quindi ed è Mamma Marias. E poi ho trovato altri artisti di cui ho già parlato, con i quali stiamo facendo una serie di progetti, quindi è stato un divenire, e adesso non riuscirei a farne a meno, cioè è una cosa che amo fare, amo proprio andare in giro e scoprire le persone che cantano bene, i produttori bravi, i giovani che fanno le robe, mi piace, cioè arrivi in una serata, che poi è quello che ho sempre fatto, io sono quello che arriva prima alle serate e chiude, e guarda tutti i cantanti, tutti i DJ, da quando ero piccolo, capito? Cioè non chiedetemi di smontare una lampadina, ma fatemi fare quello, e quello è quello che amo fare. Per cui in realtà ho continuato sempre a fare questa cosa, però ho anche poi iniziato a sviluppare una serie di cose. Cioè l'idea che si può portare una persona che vale, che è super, che è un artista, si può crescere insieme, e poi piano piano, siccome ho anche studiato all'università, management, quello, quell'altro, cazzi e mazzi, ho unito un po' tutta la mia vita, a un certo punto ho preso dovrebbero tutti fare così, siccome la mia vita è stata, ho fatto di tutto, dovrebbero un po' unire un po' tutti i pezzi e metterli assieme. Love University Records per me è stata mettere un po' tutte le mie esperienze di vita, di studio, eccetera, eccetera, e faccio il mio lavoro così, per cui c'è il management, c'è quello, c'è quell'altro, e c'è anche la voglia di continuare a imparare, ragazzi. Cioè, io con i numeri ho litigato, io ero uno di quelli che prendeva sempre 3 in matematica, ho imparato a capire come si fanno le fatture, il commercialista, le robe, capito? Perché lo devi fare, capito? Perché c'hai voglia di imparare, crescere, capito? Non solo musicalmente, ma anche da un punto di vista proprio di costruzione del lavoro. Sì, non vorrei dirla questa parola, ma è così, cioè aziendale, nel senso proprio. Devo pagare l'affitto, mi servono 1.000 euro, ne ho 300, come faccio? Diamoci da fare, capito? Capiamoci. Che fa quello che lo fa la pensionata pure, non è che lo fa anche l'uomo che va in fabbrica, lo fa il fruttivendolo, e lo facciamo noi che lavoriamo con la musica. Per cui questo è stato un po' il mio percorso. Su Bologna cosa vi devo dire? Bologna è stato per me, cioè io le prime cose, a me la sera, diciamo, ognuno ha avuto un impatto con questa musica. Io conoscevo benissimo Bob Marley, però venivo da un trascorso molto punk personalmente. E poi andai all'isola che frequentavo abitualmente, c'era DJ War che metteva questa cosa stranissima. No, vedi quello sto. Eccolo, dicevo. Parli del diavolo. E metteva sta musica stranissima, che era il ragamuffin, di cui si stava iniziando a innamorare anche lui, e mi sono innamorato di questa cosa, insomma. Di lì è partita una serie di cui c'era anche Antonio, ma c'era una persona che secondo me invece dovreste tutti con io, mi è successo, ecco, io ci tengo, se sta la televisione, se la televisione registrami, perché è importante sto fatto. Ci sono molti giovani che non sanno chi è Soul Boy. Allora, Soul Boy è quello che ha proprio, io me lo ricordo, a tutta la J Sangue Misto, ai Sud Sound System, a Antonio, a tutti qua. Soul Boy era proprio quello che ci diceva come funzionava il fatto, che ci spiegava come si balla. Noi non sapevamo un cazzo là, noi non ne sapevamo niente. Io venivo da Taranto, loro venivano dal Salento, cioè più che, capito,
che ne potevamo veramente sapere? Era lui che veniva da Hackney e dalle Barbados, ci ha spiegato tutto. Ci sono dei giovani che invece non sanno più questa cosa. Invece ai tempi fu una persona fondamentale per gente come Sangue Misto, per gente come il Sound System, per me, per Papa Ricky, per tutti quelli che giravano lì. Quando ci avevamo un dubbio di come si doveva, almeno mi sembra che era così, se avevamo un dubbio, non sapevamo com'era, ci sembrava di aver fatto una cagata, eccetera, eccetera, c'era sempre Soul Boy che ti diceva qual era la strada giusta. E io voglio pagarlo a distanza di 25 anni il mio tributo. Secondo me c'è tanta gente che non lo ha fatto, facendo finta di essere, come si dice a Taranto, nata imparata, e secondo me ha sbagliato, perché uno quando riconosce che ha imparato da qualcuno, secondo me è segno di maturità, no? È segno di quelli che... Ma chi mi chiede l'applauso? Ti sei emozionato, vero? Mi è piaciuto l'applauso. No, ma concordi su sto fatto? Certo che concordo, assolutamente sì. Soul Boy è stato veramente un ispiratore di DJ World, lo sa, insomma, è stato la spalla, il costruttore di tante cose. Di tante cose. Quando forse una delle persone che ha avuto di meno di tutta la storia. Bravo. Invece è stato uno delle... Che ha dato di più, in assoluto, più di tutti. Veramente una persona seria. Mm. 360 gradi, ballerino, DJ, cantante... Rapper, ragamuffin, toaster, papà, tutto. È quello che quando noi, questa è un'altra cosa che andrebbe detta anche, cioè che quello che quando noi, veniva da Londra, quindi teneva una cappa così, cioè la scena musicale di Londra, se tu vai a vivere là, te la apri sta testa, perché a Londra senti la musica, non ti chiudi nel tuo ghetto musicale. E quando c'erano le prime cose, a me fa cagare il reggae perché io faccio il rap, perché ai tempi ero un po' così, oppure cos'è sta roba di fricchettoni, noi ci mettiamo il cappellino, oppure noi fricchettoni dicevamo andate a fanculo babilonesi, americani, noi siamo i veri rasta, capito? Arrivava Solly e diceva siete la stessa cosa, siete semplicemente la stessa cosa, capito? Dovete fare le feste che si mette il reggae e l'hip hop. E io adesso direi, bisogna fare le feste in cui non bisogna vergognarsi di mettere anche dell'altro, perché bisogna aprire la testa delle persone, c'è la buona musica e la cattiva musica, la musica col groove e la musica senza groove, c'è la musica così, l'Africa, il tuo medaglione, c'è la musica che c'ha un po' di Africa dentro e c'è la musica che non ce l'ha, a me mi piace quella, però quell'Africa... purtroppo ci sono 400 anni di sfruttamento dei neri in tutto il mondo. La ritrovo in tante musiche. Ieri sera, non si può dire in televisione, però in super fattanza da solo in camera all'una e mezza di sera, ho visto una che commentava un pezzo che abbiamo fatto qualche anno fa, si chiama Negrituzzi, Mamma Marias, dicendo ah bello, allegrotto questo pezzo, però qualcuno dovrebbe spiegare che il Brasile non è l'Africa. Io non commento mai su internet, ecco, questa è un'altra cosa che non so, io proprio internet, io non scrivo, io leggo, guardo e non scrivo, anche quando mi hanno detto sei la più grande merda del mondo, va bene, insomma, c'è problema, tanto internet è fake, non è niente, cioè una roba scritta qui è niente, anche scritta, cioè proprio non è niente, quello non è niente, conta poi il resto, conta... che le persone che ti hanno conosciuto sanno come sei tu un po'. Ecco, io a quella lì, a quella ragazza che l'ha detta in buona fede, poi ci ha fatto anche un complimento, invece gli volevo rispondere, non l'ho fatto e non lo farò, che la samba, i ritmi della samba sono ritmi africani, non è che, e comunque in generale, in tutto le, facciamola più veloce, in tutto l'emisfero occidentale, la razza nera non era prevista, cioè non c'era. Non c'erano i neri là, non c'erano in Brasile, non c'erano in Giamaica. Giamaica i neri sono arrivati. Prima c'erano gli indigeni che li hanno uccisi con un'epidemia di raffreddore. In America i neri non c'erano, ok? Quindi, secondo me, basta prendere il sussidiario della terza media e capire quella pagina che normalmente non tutti leggono, che si chiama Tratta degli schiavi, e si capisce quanta Africa c'è in tante musiche diverse con le quali secondo me bisogna confrontarsi. Se ci sono altre domande, deve stare il microfono, così
Qualcuno ha avuto qualche... Come vi fate? Voi ci sono un sacco di artisti, come vi fate il booking voi? Ve la faccio io una domanda. Tu come ti fai il booking? Sì. Come ti organizzi le date tu? E che cosa trovi quando arrivi là? Ciao a tutti. Allora, qual è la domanda? Come mi il faccio booking? Booking? Tuo. Come il fai booking? Il booking? Fai le serate? Certo. Chi tratta per te? Ti hanno mai imbrogliato? Trovi sempre tutto lì, pronto per te? Certo. Allora, sì. Guarda, non trovo mai niente in ecco, realtà. Se trovi una spia è già un miracolo, nel senso ecco. Soprattutto se trovi un fonico dall'altra parte ecco. Che gestisce la spia è ancora meglio. Ecco. Questa dovrebbe essere una cosa su cui si dovrebbero forse fare dei corsi, però il booking lo gestisco da me e mi aiuta la mia ragazza, come spesso succede nelle etichette indipendenti o nelle sub etichette ecco. Indipendenti e, si va avanti così, cioè nel senso che ci può essere il locale che ti prende senza la conoscenza, cioè nel senso senza che qualcuno dica che ti deve prendere, perché quello è anche una cosa che purtroppo ti sta facendo un favore, dilla la parola. Sì, diciamo che questo è proprio ti sta facendo un favore. L'Italia, cioè il trattamento che hai è quello per cui lui ti fa un favore. Sì, sì. Cioè, non sono io che lo faccio a lui, diciamo, portando della musica sul palco o comunque arte, ecco. Dipende dalla visuale di qualcuno, però diciamo sì, è sempre lui che ti fa un favore, anche quando lui sta vendendo alcolici o comunque sta facendo rientrare le spese con un ingresso ipotetico, sei sempre tu, insomma, che ricevi il favore. Però sì, di solito funziona che o c'è quello che veramente ti prende sul serio tramite una mail o tramite un premix, tramite un audio, un video, quello che è, e c'è quello che te lo fa perché appunto un amico di un amico, qualcuno che ha saputo, oppure come diceva Ciccio, comunque è fondamentale che qualcuno ti abbia visto, perché se non ti ha visto, cioè puoi anche essere famosissimo e non portare la sostanza sul palco, viceversa essere sconosciuto ma portare il cuore. Che è importante oltre al sapersi muovere, al saper comunque fare il mestiere del cantante. E comunque fai una gran fatica a uscire da un circuito da piccolo. Solo, sì. Diciamo che il discorso che diceva lui di padre e figlio è fondamentale, perché cioè è un po' quello che dicevate voi, cioè se non c'è un maestro, diciamo, non può esserci un discepolo, di conseguenza se non c'è un padre che ti segue sei un figlio allo sbando. Cioè sei un figlio che è in un orfanotrofio, esce da lì e se la sbriga per i fatti suoi. Se invece c'è un genitore che comunque ti sa aiutare, ti sa dire, seguire perché lo ha fatto prima di te, come diceva Treble, cioè comunque già hai un confronto, un termine di paragone, poi te la crei tu, diciamo, la tua strada. Questo è quello che posso voi dire. Voi come fate le date? Chi è che suona qua? Eh? Allo stesso modo, vedi? Vedi? Senti i tuoi amici, ok? Oh, quando suonate? Hai visto? E voi siete a Roma e lui sta in Salento, eh? Ok, voi come suonate? Eh? In pratica noi ancora non abbiamo avuto esperienza per fare dei live, ma ecco. Abbiamo preparato adesso un primo album. Ecco. Lui forse qualche live l'ha fatto. Qualche live l'ha fatto? Quale hai fatto? Di culo così? Conoscevi uno? Sono stato anche con tipo Daddy Freddy, ho fatto un'apertura di Lion D più o meno, però come ci sei arrivato là? Quello niente, conosci culo. Cioè, sì. Culo. Cioè non c'hai una struttura. No, che... semplice botta di culo, usando l'espressione. Ok, quando c'è? Quando c'è, se magari conosci c'è... quello che sta all'interno dell'organizzazione. Mica sempre può essere fortunato, ti chiami Gastone come quello di Paperino, no, oppure la gente normale un po' c'ha fortuna, un po' no. Se tu c'hai una struttura dietro, un po' aggiusti la fortuna e un po' aiuti quando non ce l'hai, ti situi un po' nel mezzo, capito? Un pochino per quello che puoi, giusto? Sicuramente quando stai solo e non c'è nessuno che ti segue ti prendi quello che c'è. Se c'è. Questo, se c'è, se c'è. Quando c'è te lo prendi subito, senza certo. Guardare cosa, quanto. E adesso non c'è neanche più quello che avevamo noi, che era quella cosa che dicevamo prima assieme, cioè quel circuito bello di centri sociali che c'era 20 anni fa, in cui se eri bravo, suonavi. Noi avevamo per 2 anni ho avuto una band di 12 pazzi, chiamava Radical Sunshine Post, dal 90 al 92. Noi non abbiamo mai fatto un disco, non abbiamo mai inciso niente. Abbiamo suonato in tutta Italia,
perché arrivavamo, facevamo il concerto, gli piaceva a quelli, ci chiamavano quelli del centro sociale delle Marche, poi c'era uno che dal confine dell'Abruzzo c'era venuto a vedere ad Ascoli Piceno, allora ci chiamava in Abruzzo, e poi facevamo tutti quanti quelli dell'Abruzzo, e poi andavamo là, e poi questo circuito mo non c'è, a maggior ragione mo ha più senso strutturarsi forti per non farsi fottere, capito? Ha ancora più senso per non farsi fottere e per provare a avere un po' di potere nei confronti di chi ti compra, che non ti fa un favore, è uno scambio, non lo fai neanche tu a lui il favore, è uno scambio. Io vengo a lavorare, tu pensi che se io vengo a lavorare ti conviene perché guadagni di più e perché sono bravo, e io sono bravo e faccio la mia musica, ok? È uno scambio. Però se non sei forte tu, sarà sempre un favore. Sarà sempre un favore che ti fanno, anche se sei Madonna, capito? La realtà invece oggi è che tu che suoni in modo tale da poi dormire. È chiaro. Sì, perché, ma è normale, perché non ti conosce nessuno, magari non hai fatto un disco, magari siete, visto. Che gente mi porta 20, forse mi porta 20 amici con la birra. Cioè, il discorso è quello. Per questo io dico che è più importante la parte artistica, il farsi conoscere, lavorare sulla propria terra, quando diceva arare la terra, lavorare, cioè l'esperienza anche, che ripeto, di Angelo, è quello di aver cominciato proprio a rompere la minchia con quella cosa, però lavorando anche dal punto di vista delle canzoni, cioè della musica, e fare all'inizio dancehall dove si poteva andare a mettere musica buona, poi piano piano cominciare a proporre i propri pezzi, poi cominciare a conoscere qualcuno dei locali, provare qualche volta, magari fai una serata, ti porti 100 persone, quel locale ha visto sempre 20 persone, ne ha viste 100 una volta, cioè funziona così, non è che... cioè oggi forse ancora più di prima, a meno che non vai su internet e lavori come vuoi lavorare. Un'altra cosa anche là, ormai in realtà i locali anche più piccoli, che ne so, i pub, stanno su internet, quindi magari il link si può fare fra artista e locale, si può fare anche lì sopra. Chiaro. Ci devi saper fare. Ci vuole uno che si sveglia la mattina e fa quello. Cioè, voglio dire, anche io ne conosco uno. Certo, ma lavorare sul web è fondamentale oggi, naturalmente ci deve essere un prodotto sotto, non si può lavorare così a cazzo, perché poi quando magari ti capita l'occasione, non dico della tua vita, ma la più piccola occasione per proporre qualcosa o fare un concertino, devi essere pronto, devi aver fatto 100 prove, perdere. Quando fai quella cosa te la giochi spacchi, e spacchi, almeno sai che tu hai fatto il massimo, poi ti ritorna, se la cosa è vera ti ritorna prima o poi. D'accordo. Beh, tu continui, capito? Poi è logico che naturalmente se hai la possibilità di collaborare con gente che ha più esperienza o nel bunker o nella produzione, cioè, e acquisisci, diciamo, quelle cose che ti confronti, e naturalmente è come un flusso osmotico, dai e ti viene dato sempre con quel senso, eccetera, la famiglia, eccetera, eccetera, allora la cresci insieme ad altri crescono insieme a te e vai ancora avanti più liscio, non che sia più facile. No, certo. Poco più anch'io liscio, penso che la crescita... ci senti meno solo, stai insieme agli altri, hanno l'esperienza, ti confronti, invece di stare nella stanza tua e dici, ma come cazzo è? Magari telefono, ma come cazzo è che non suoniamo? Già stai parlando con un altro e non con te stesso, cioè non entri in ansia paranoica, capito, singola. Sì, la crescita dipende proprio anche da questo. Creare dei team. Sono questi. Grazie. Io in pratica una band, facciamo elettronica. Yeah, mi piace di più. Una delle cose che sto ascoltando mo è quella. Mi si sta aprendo un mondo. In pratica abbiamo fatto qualche data qui locali, però il concerto più bello è stato un concerto abusivo, organizzato in maniera abusiva, durante una festa patronale del nostro paese. Ci siamo messi sulla terrazza che si rivolgeva verso la piazza a fine concerto di Marina Rey, la gente passava, noi ci siamo messi a sorridere, si è fermato, la gente si fermava? Sì. Grande. Funziona, c'è, vedi, un punto di partenza ottimo, e una bella idea. Anche contattato radio. È stato all'ambito. Voilà. No, ma quello è giusto, il problema è che mo, specie dalle nostre parti, non ce le fanno fare neanche più ste cose in realtà. Mo ci spezzano le gambe, ce le spezzavano anche prima, però prima facevamo la Mantagnata, eravamo 5.000 persone là dentro, vienicela a spezzare le gambe a 5.000 persone, che sono 10.000 gambe, cioè adesso chiaramente la forza del movimento non è così grande e ci stanno mazzolando, cioè non si può fare niente, non solo, anche nei club
prima di arrivare ai club c'è uno stuolo di cani, controcani, finanzieri, pattuglie speciali. Se ne fumiamo li con noi, se ognuno si porta, cioè voglio dire, è normale. Quello, vabbè, è colpa nostra, quella mica è colpa delle cose, cioè noi ci mettiamo sotto quelli. Chi è? Cioè, no, però non c'è più la possibilità come prima avevamo, no, di fare la cosa autogestita all'aperto, che ce la potevamo creare noi, perché arrivano con i carri armati e la te la fanno fare. Quell'altra è un po' più, un po' più da club, non te la fanno, sì, fare. Ma io so cosa penso. Prima, allora, ti dico l'esperienza della Mantegnata, per esempio. Mantegnata, concerto, ma naturalmente super abusivo, voglio dire. Era tutto abusivo, un punto di ritrovo, liberamente, non ne sapeva niente nessuno tranne quelli che c'erano. Non c'era internet, non c'era niente, c'era un posto sperduto. Un sacco di gente è arrivata, una Mercedes di 7 km, 4 spaparanzate così, si avvicina, c'era il DJ che c'era, che ne so, 100 dischi tutti infilati per fare la selezione, si gira, visto quelli orologi, cioè un malandrino mafioso proprio classico, con la macchina, dove naturalmente le macchine nostre non c'erano, quindi lui è entrato, è arrivato sotto il DJ con la macchina, ha detto ci sta venditi dischi. Cioè, capito? Pensava che stessimo facendo, il business di vendere dischi così alla gente. E se n'è andato perché non c'era il business. Ha capito. Adesso invece quello che succede è perché, siccome sul reggae si fa il business, ecco perché non può fare più un cazzo. Perché c'è di mezzo il business, perché c'è di mezzo, lo dobbiamo dire, c'è di mezzo i malandrini, i mafiosi veri o non veri, c'è quello in mezzo. Se non parliamo anche di questo, non saremo mai puliti all'indie. Cioè non potremo mai spiegare alla gente, prima c'erano 1000 persone ed erano tutte libere, il bar si faceva, diciamo, perché organizzava tutto. Adesso invece c'è lo business, perché ci sono, è per quello che ci sono tanti problemi. E beh, anche dal punto di vista artistico ci sono problemi, secondo me. Questo è, diciamo, quasi un atto d'accusa in un certo senso, perché, voglio dire, non si fa tutto per proporre qualcosa di artistico, ma solamente perché c'è gli guagnoni che portano 10.000 persone e si consuma. Cioè, questo può andare bene, no? Se è un lavoro dove non c'è la cattiveria, perché secondo me, tra virgolette, si tratta di cattiveria in un certo senso. Tu stai lavorando per, ripeto, per il tuo interno, e poi invece, certo, gli dica serve da mangime a queste cose qua, no? E è un po' nel, la verità sta un po' nel mezzo, nel senso che è normale. Comunque, se tu fossi nella condizione di essere uno che invece di essersi preso le edizioni e fare un lavoro di professionale come produttore avessi aperto un locale, è evidente che comunque, indipendentemente dall'arte, hai bisogno anche che il locale si riempia e che ci sia gente. Certo, ma è chiaro, sicuramente che se sei non avrebbe fatto un pub dove viene chi che sì, cioè voglio dire, okay, voglio, per dire, ma non è quello il punto. Allora, quando io ho fatto la ditta Elianto Edizioni, mi hanno telefonato, cioè erano passati 3 giorni, mi hanno detto guarda, è una cosa assurda, volevano praticamente mandarmi a casa le riviste, non so, del carabiniere, della polizia, che io, della polizia, bravo, ma io dovevo pagare 800 euro però per queste riviste. Cioè loro praticamente hanno l'elenco delle ditte che si iscrivono e mi hanno telefonato, capito? Cioè io dopo 4 giorni, non lo sapevo manco io che ero già registrato, ma quindi, voglio dire, nel nulla stavano andando, non è che, scherzi. Quindi voglio dire, dobbiamo parlare pure di questa cosa, di questa cosa bisogna in un certo modo liberarci, sdoganarci. E perché però, il reggae è nato contro sta cosa, e invece mo sta dentro sta cosa. E come facciamo? E voi siete, cioè siamo imprigionati allora, non ho capito. No, come facciamo? Torniamo a fare le cose in campagna, occupiamo le masserie. Io vedo che quelli che ci hanno provato, mo ci hanno preso una mazziatona forte. Ci hanno preso proprio mazzate, perché ci sono stati dei compagni che ci hanno provato, capito? Sono sempre stato dell'idea di far vedere che la società fa parte di noi, noi facciamo della parte della società, no anti. Perché se sei anti cosa? Se stai in mezzo, vivi nel paese, puoi essere contro le persone che ti vedono ogni giorno, sei contro la mentalità, non contro le persone. Chiaro. Noi dobbiamo combattere contro la mentalità, chiaro, non contro le persone. Chiaro. Perché se io guardo uno negli occhi, vedo fin dove può arrivare la metà del paese e dove non può arrivare, perché ho una certa esperienza e capisco che c'è qualcosa che si può sgrattare. Non lo puoi sgrattare da ormai chi ci fa il business, ma dai ragazzi come loro sì, dai ragazzi come loro dici tu fa musica perché fa musica, non perché fa musica perché stare sul palco, balli tutti della gente, e fare musica perché la musica serve alla gente,
ma non per gli esordi, per una cosa molto, ma molto più importante. Poi ci è il tuo lavoro dignitoso. E oggi, mentre prima c'era lo scambio, io facevo le cicore, tu facevi le mele, adesso no. Io offro un servizio, un lavoro, non so quello che è un lavoro, viene rispettato e c'ha il suo, diciamo, rientro, perché questa è la società moderna, ma nel rispetto di tutte le cose che abbiamo detto. C'è la domanda. Due domande. Buonasera. Vorrei sapere una cosa per quanto riguarda i giovani che iniziano a fare musica, queste cose. È possibile che ci sia un personaggio che possa cambiare questo modo di fare musica, perché adesso sembra tutta un'americanata, sembra che si fa solo per l'immagine, come dicevate voi, giusto? Perché non hanno nessuno che gli possa dire come si fanno le cose, o perché non hanno un carattere musicale, perché non hanno magari vissuto quello che è veramente l'esigenza di fare qualcosa che va al di fuori dell'esigenza di farsi vedere. È possibile che ci sia qualcuno che abbia un potere così forte interiore da darlo alle altre persone, comunque come esempio oggi nella scena musicale italiana? E se c'è, magari vorrei saperlo. Chi è? Non te lo dirò mai. Ah, ma qualcuno c'è che si crea qualcuno proprio una sua identità. Non c'è. Sono quelli in genere che si nascondono. Ma tu, scusami, non ho capito però, è gente che dovrebbe ribaltare la scena italiana o la scena reggae italiana la o scena. La musica italiana? No, io parlo proprio di... Adesso sembra una condizione. Un artista però che fa la musica italiana o il reggae? No, io stavamo parlando del reggae. Del reggae. Non vorrei dire un Bob Marley, perché non ci sarà un Bob Marley. E il popolo di Bob Marley invece volevo parlare. Ecco, non ci sarà. Come ha fatto Bob Marley a diventare grande? A differenza di Dennis Brown o altri, che erano probabilmente anche meglio di lui. Qual è la differenza secondo te? Sì, la differenza è che abbia avuto un potere carismatico. È un credo interiore. È perché Dennis Brown, l'hai mai visto sul palco un concerto di Dennis Brown? Non se lo vedeva proprio a Bob Marley. Forse è stato il caso. No, ha trovato Chris Blackwell. Cosa? Ha trovato Chris Blackwell e la Island Records, più il suo grande talento, perché era un grande talento Bob Marley, grande scrittore di canzoni, grande cosa, ma c'è stato quell'uomo lì che l'ha fatto diventare Bob Marley. Dennis Brown non è diventato Bob Marley. Certo. Penso che anche nell'ultimo documentario che si è fatto si capisce anche benissimo. Si capisce benissimo. Ma infatti la mia risposta sarebbe stata Bob Marley. Ma quello sì, però dobbiamo tornare indietro con gli anni. Io dico, nel momento attuale, chi è così forte di stare nel centro e mischiare tutto quello che è oggi la società, il sistema, quello che ti propone e quello di cui sei schiavo, perché siamo schiavi di quello che è il sistema e tutto, e riuscire a prendere il tutto e ricavarne una cosa buona ed essere così forte da dare questo messaggio positivo? Se esiste, no? Chi è? Se no inventiamolo, perché servirebbe. Cioè... Ti do una risposta che secondo me ognuno di... Chiunque abbia un sentimento artistico e voler, può esserlo quello. Cioè, nel mondo ci sono miliardi di possibilità, ognuno di noi c'ha miliardi di possibilità. Se uno ci crede e lavora dentro di sé, può arrivare, ma non è importante che arrivi a quello, che lui dice io sarò il nuovo Bob Marley, per dire, no? Non funziona così. Però succederà nel momento in cui più gente ci crede. È quasi una legge dei numeri, cioè, quasi una presa di coscienza vuole una presa di coscienza, il salto quantico ci vuole nel reggae, capito? Grazie. C'è una presa di coscienza e bisogna capire anche gli strumenti per poter poi arrivare agli altri. Ma io mi porrei il problema di rivoluzionare proprio la musica italiana, perché noi siamo alle volte troppo autoreferenti, ragazzi. La forza nostra del movimento della Salento Posse, prima ancora del Sud Sound System, è stata quella di andarsi a conquistare della gente che quella roba lì non l'ha mai sentita. Se noi dopo 25 anni c'è un movimento e siamo in questo movimento, capito?
e rimaniamo quelli che siamo, facciamo sempre che siamo quelli. Noi dobbiamo avere una forza propulsiva e avere l'ambizione che esca lì sì un grande cantante, un gruppo, una cantante, qualche cosa che influenzi la musica italiana e la porti verso noi, perché solo lì potranno uscire altri 1000 produttori, altri 12.000 cantanti, altri 50.000 sound system, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè noi dobbiamo avere una forza propulsiva, non chiudersi in noi stessi. Va bene, io ringrazio Ciccio, Manna e Trebol per questa bellissima introduzione sull'etichetta. E sul booking management, e inizierei poi a sistemare il Mac per la seconda sessione di oggi, che è appunto una sessione di ascolto in cui ascolteremo i brani di Lion Clan, Food Zion, Scamnum, Raggaro Fomento, Electro Jesus e Stone, se non ho sbagliato nulla. Dunque, nel frattempo magari Vito ti puoi preparare... Facciamo sempre come l'altra volta... Sì, però abbiamo il piacere di avere con noi oggi anche Angelo Blazon di Soulmatical e quindi producer dei Bundabash, e DJ War, fondatore del Sultan System e producer per Segnale Digitale, che invito a sedersi al fianco degli ospiti. Quindi, e poi abbiamo anche il piacere di avere con noi anche Francesco degli Insintesi, a cui ho personalmente chiesto di portare qualcosa da ascoltare insieme, per il piacere di condividerlo pure con chi poi ci segue in rete. Quindi io direi